Buonasera a tutti, benvenuti a nome della CGIL e dello Spicchi hanno organizzato questa serata per ricordare i 60 anni di quella tragedia incredibile di Marcinelle. Vogliamo intanto ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa serata, vogliamo ringraziare le famiglie dei minatori, degli emigrati che sono qui stasera, i nostri graditi ospiti. Ringraziamo ovviamente i rappresentanti del Comune di Fano, sindaco e assessori che ci hanno messo a disposizione questo luogo incantevole per noi, per le nostre poche forze e le nostre semplici speranze, mi riferisco a quelle che avevamo quando mesi fa abbiamo deciso di percorrere questa strada. Uno, voglio ringraziare una persona, voglio ringraziare esplicitamente, al di là dei nomi che abbiamo provveduto a fare nell'imbrezzo di sala che tutti quanti avrete, ed è Marco Florio, direttore tecnico del Teatro della Fortuna di Fano, che si è fatto in quattro per insegnare a noi, direttamente allo sbaraglio, diciamo un po' così, come si sta in teatro, cosa dobbiamo fare, e spero proprio che tutti noi abbiamo appreso le cose fondamentali da questo tecnico, da Marco Florio, che ci ha accompagnato con grande disponibilità e partecipazione in questi ultimi giorni. Il percorso che abbiamo messo in piedi come CGLSP per i 60 anni da Marcinelle è organizzato, come sapete, dal nostro programma ufficiale in due serate. Questa è la prima, è la serata dedicata alla memoria, la serata dei racconti, delle testimonianze, la serata dei segni che restano nella memoria personale e collettiva di ognuno di noi. Il 9 di settembre a Valle Foglia terremo un convegno di approfondimento storico rispetto alle vicende di Marcinelle. Questa sera noi invece cerchiamo di rappresentare, speriamo al meglio, la complessità dei diversi punti di vista che hanno segnato e che segnano ancora questa terribile vicenda, il punto di vista degli uomini, dei minatori, delle loro mogli, dei figli, degli italiani, dei belgi, di chi è rimasto in Belgio, di chi è tornato, di chi è rimasto in Italia rispetto a quelli invece che sono partiti. La prima considerazione che abbiamo potuto fare con grande contentezza davvero, quando abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto, è di scoprire, un po' lo sapevamo, ecco, però l'abbiamo proprio toccato con mano con grande precisione, che la dimensione della miniera di Marcinelle, ma non solo, delle miniere della nostra emigrazione, hanno lasciato nella memoria collettiva, nella cultura di questo nostro popolo, una serie di segni estremamente incredibili, una produzione artistica e culturale davvero di primaria grandezza. Intanto le canzoni che stasera canteremo, 11 canzoni popolari, d'autore, di lotta, di protesta, ma anche canzoni appunto della tradizione popolare più classica italiana. Ci sono stati momenti di grande cinema che hanno raccontato la vicenda delle miniere di carbone. Stasera vedrete due spezzoni brevissimi di un documentario che a me sembra francamente incredibilmente interessante e bello davvero, girato dal regista olandese Jori Sievens, che è uno dei mostri sacri del cinema del Novecento. Il suo diretto allievo è Virgilio Pontecorvo, che nel dopoguerra venne a Pergola, nella nostra miniera di Cavernardi, a girare. E anche questo, qualche spezzone lo vedrete, pane e zolfo. Noi abbiamo voluto cercare di continuare, fino ad oggi, fino a stasera, questo legame, questa ispirazione tra chi produce cultura e il lavoro pesante dell'emigrazione della miniera, con quello che vedete addosso, con quello che vedete nei manifesti, nelle locandine, il ragazzo col petto rosso. Abbiamo chiesto a Simone Massi, un artista conosciuto al di fuori, al di là dei confini nazionali, sicuramente della nostra provincia, ma davvero apprezzato in tutto il mondo, gli abbiamo chiesto di farci dei disegni, a cominciare da quello del manifesto, per questa nostra iniziativa. E speriamo che siate convinti che una immagine come questa sia al livello che l'emozione del ricordo di Marcinelle resta in ognuno di noi.
La seconda cosa, lo diciamo con grande tranquillità, avremmo fatto molto prima, probabilmente anche sicuramente molto meglio, a chiedere al coro Canta che ti passa o un altro coro di cantare da soli le canzoni che stasera ascolterete, come avremmo fatto sicuramente, sarebbe una lettura sicuramente migliore di quella che noi faremo se avessimo chiesto a degli attori professionisti di leggere i ricordi e le testimonianze che stasera sentirete. Noi abbiamo scelto deliberatamente un'altra strada, più complicata, vi dicevo, più modesta, sicuro dal punto di vista della realizzazione artistica. Abbiamo cercato di coinvolgere, abbiamo coinvolto decine di sindacalisti della CGIL, di delegati della CGIL, di pensionati della CGIL, uomini e donne che sono stati mesi a interessarsi, a imparare facendo, a conoscere direttamente, ad ascoltare le interviste che abbiamo fatto, i video che abbiamo fatto, a leggere le canzoni, a imparare le canzoni, a imparare i nomi, le quantità della tragedia che l'emigrazione e Marcinelle ha rappresentato nel nostro paese. Di questo noi siamo sicuramente soddisfatti, questo volevamo. E questo è un risultato che già giudichiamo positivo. Speriamo che vi piaccia, che sia all'altezza delle vostre aspettative. Le ultime cose, tra i tanti punti di vista che stasera porteremo qua, lo dicevo, quello dei belgi che ci ospitarono 60-70 anni fa, quello dei minatori, delle donne, degli uomini, c'è ovviamente anche il punto di vista della CGIL. Lo dico senza problemi, lo voglio esplicitare con grande nettezza, e non poteva essere diversamente. Per noi la logica è molto semplice: mai più Marcinelle. Una cosa così non doveva accadere, non dovrà più accadere, non può accadere, che gli uomini e le donne vadano a lavorare a rischio della propria vita. E non parlo soltanto dei 263 morti di Marcinelle, anche dei 500 italiani morti complessivamente prima ancora di Marcinelle, della silicosi, che sapevano tutti con chiarezza che avrebbe abbreviato la vita di chi lavorava in miniera. Ma noi vogliamo dare anche un senso pieno, un significato pieno ai quei 263 morti, ai 136 italiani, ai 50.000 minatori che andarono in Belgio nel carbone, e ai milioni di italiani che sono andati a lavorare all'estero. Dare un senso significa riconoscere che questi protagonisti sono la nostra storia, quella di oggi. Sono l'Europa migliore che impara ad accogliere ed integrarsi. Sono l'Italia che supera i disastri della guerra dopo il 45 e produce il miracolo economico del dopoguerra. Sono questa nostra provincia, la più povera e tradizionale del centro-nord, che si riempie di fabbriche. Una fantastica pioggia d'oro, così l'ha definita uno storico contemporaneo, il flusso di moneta straniera, di valuta pregiata, che dall'emigrazione è venuta in Italia per l'economia nazionale a sorreggere quel miracolo e a permettere quel miracolo economico che nel 1960 fece vincere alla lira l'Oscar delle monete. Immaginate di che cosa la lira, completamente svalutata, la conoscevamo e ce la ricordiamo con una moneta che si svalutava continuamente, al tempo vinse l'Oscar delle monete. Noi sappiamo bene come CGIL, questo lo diciamo con grande chiarezza, che la ricchezza delle nazioni, lo sviluppo e il benessere hanno radici nel lavoro tutelato, nel lavoro che è fatto sempre da persone in carne ed ossa, da uomini, da donne, da giovani e da meno giovani. E noi, per noi la lezione di Marcinelle è che il lavoro comunque deve essere sostenuto, devono essere sostenuti coloro che il lavoro lo cercano. Bisogna riconoscere a chi cerca lavoro, a chi vuole lavoro, a chi esercita il lavoro, tutele, diritti, fornire opportunità, tutelare, accogliere le persone che cercano lavoro. E il passato che si collega al presente con questo nostro atteggiamento, che non può essere diverso da questo, perché siamo un sindacato di lavoratori, siamo un sindacato che vuole valorizzare il lavoro. Termino ricordando quattro parole che ascolterete nel corso dell'ultima delle canzoni che eseguiremo. È una canzone di un cantautore famoso, che è stato a Fano anche recentemente,
che l'ha scritta agli inizi degli anni 80. La ragazza e la miniera, una canzone molto poco conosciuta anche nel nostro paese. Si parla di De Gregori, che al tempo si inventa una metafora di grande freschezza. La vita, scrive in questa canzone, non può essere come una barchetta in mezzo al mare. Per la CGIL è davvero facile vivere il presente. Il mare, le barche, i migranti, con l'esperienza del passato. Chi chiede lavoro va tutelato, sostenuto nella ricerca e nell'esercizio del lavoro, va accolto. Per questo il termine Marcinelle non è solo in Belgio, continua ad essere anche in Italia, non è solo 60 anni fa, continua ad essere vivo il ricordo e l'insegnamento anche oggi, nell'Italia del 2016. Posso dire, spettacolo per spettacolo, spero proprio che vi divertiate. Suonavo in una signora orchestra, andavamo anche all'estero, Svizzera, Belgio, Lussemburgo a suonare, dove c'era l'immigrazione. E quando cominciava l'attacco di miniera, ai nostri emigranti spuntavano gli applausi.
mi dicevano di andare in peggio e io ci sono andato. Da noi non c'era proprio niente da fare, lavoro duro in campagna e non c'era mai una lira da spendere. Così sono partito. Marciner, un sobborgo di Charleroi in Vallonia. Tra Marciner e il confine francese c'è la regione del Borinage. Ci ha abitato per 2 anni Van Gogh e lì, tra la miseria dei contadini e dei minatori, ha deciso che avrebbe fatto il pittore. Negli anni 30 del Novecento, due coraggiosi registi, un belga e un olandese, hanno girato un famoso documentario sui minatori del Borinage. Il film fu boicottato, proibito, i registi perseguitati. Uno dei registi è Joris Ivens, un vero mito nel mondo del cinema, un maestro riconosciuto. Anche un italiano ha brandellato a Ivens come si filmano i minatori e le loro famiglie. È Gillo Pontecorvo, che nel 1956 verrà a Pergola per documentare le lotte dei minatori dello zolfo. Si passa al confine con la Francia, sempre seguendo il carbone. A Denel, a metà 800, c'erano solo miniere e minatori. Ci veniva Emile Zola per documentarsi sulla fatica, le ribellioni, le passioni dei minatori che racconterà Germinale. Si arriva infine a Lille, una capitale del carbone in Francia. Gli appassionati di ciclismo chiamano quella regione l'inferno del nord. 1888, la Corale Operaia di Lille incarica Pierre Tévédé, un emigrato belga, di musicare un inno rivoluzionario. Le parole le aveva scritte nel 1871 Eugène Potier. Parlavano della Comune di Parigi, che era appena caduta, e i difensori della Comune venivano massacrati a migliaia. Potier era stato uno di loro. Il 23 luglio dell'88, nell'osteria La Vignette di Lille, il coro La Lire des Travailleurs esegue per la prima volta l'Internazionale. Da allora l'hanno cantata in tutto il mondo. La versione più famosa, quella di Arturo Toscanini, che dirige coro e orchestra del Madison Square Garden a New York. Era il 25 maggio 1944 e fino a qualche anno fa il video era stato oscurato dai servizi americani. La Reso torna sulla terra, sei un sol della terra.
già il verbo da prima della guerra. E la ricordo bene le grandi crisi, quella del 29 in avanti. Nel 1932 c'è stato un grande sciopero nelle miniere della Badaone Bella, con grandi repressioni brutali della polizia. Periferia dei minatori spesso significò soffrire la fame. La cosa più incredibile che ho visto, dove il carbone era tutto e tutto avveniva, i bambini e intere famiglie pativano per il freddo. A Bruxelles alcuni registi avevano fondato il club dello schermo e allora decisero che era necessario far conoscere al paese e al mondo le condizioni di vita e di lavoro dei minatori del Borinage. Cominciò il regista belga Ernst Stoff a impugnare la cinepresa e lo seguì l'olandese Joyce Sievers, già famoso per i documentari realizzati. Il film l'hanno girato di nascosto, solo con l'aiuto dei minatori e delle loro famiglie. Ho saputo che lo conserva il Museo MoMA di New York come un'opera d'arte. Del resto, già nel 1937 a Bruxelles, era stato premiato con il Grand Prix du Roi. In queste immagini, ancora oggi scopriamo tutta la durezza del mondo che dal 1946 ospiterà gli emigrati italiani del Carbone. Quasi nervoso adesso, no? Li chiamavano per andare in Belgio, gli scambi per un sacco di carbone, tanti emigranti, tanto carbone, il Belgio dava l'Italia. E allora lui è andato emigrato da solo, all'inizio da solo. Nel frattempo era nato mio fratello, e allora mio fratello credo che avesse 7-8 mesi, da quello che mi raccontava la mamma, è partita anche mia madre, cioè mio padre si è dato da fare la farla arrivare, perché non è che si andava, quando, un po' non si poteva, un po' non volevano loro. Era un paesino, si chiamava Urbs, vicino a Twente, c'era una fila di case, però era un paesino, non so, c'era una chiesa, un negozio di alimentari, sta stazioncina, eravamo tutte le razze, tutte, dai polacchi ai spagnoli, a parecchi dell'est, ex Jugoslavia, ma all'inizio la mettevamo nelle baracche, che non so se erano una polveriera o una prigione, una cosa del genere, a tempi della guerra. Cioè. E poi lì non ci chiamavano per nome, siccome poi eravamo di nazionalità diversa, ci conoscevamo per numero di casa. Guarda, il numero 7, il numero 2, il numero, noi eravamo il numero 7, mi ricordo. Abitavo in campagna, diciamo, facevo contadino, diciamo così, no? E al lungo dai, perché non c'aveva mai una lira in tasca per l'epoca, questo bisogna che lo dico sicuro. E subito dopo la guerra con la povera mamma ce davano, vendevano un uovo o due per darci quei 300 lire per andare al cinema e compagnia. Stanco di queste cose, perché in fin dei conti erano stanco sicuro, e un giorno mio cognato è partito nel 46, subito dopo la guerra, che lui ha fatto la guerra, poi è tornato là un'altra volta, e ho ricevuto un documento se volevo partire per questo paese. Io da ragazzo ero con i genitori, lavoravo la terra, due fratelli in guerra, la scelta qual era? La scelta era di poter fare qualcosa, ma qui qualcosa si andava a chiedere, qui non c'è niente ragazzi, qui c'è domande, anche Urbino, la casa del lavoro, c'è tante domande. Germania, Belgio, all'estero, tanto da qui, da noi non ci fa niente. Da noi neanche la vite si coltivava, solo grano, e ci avevamo anche un padrone che ci stava sul fiato, sul collo. Io ero sergente dell'esercito inglese, ero prigioniero nelle macchine. Dopo l'8 settembre del 43 siamo tutti fuggiti. Per un anno mi ha nascosto una famiglia di mezzani marchigiani. Che effetto mi ha fatto? Ho avuto la netta sensazione di essere ritornato nel Medioevo. Ho scoperto allora, con mia grande sorpresa, che avevano un vero e proprio padrone e mangiavano quasi sempre una quantità impressionante di pasta, senza sugo né condimento alcuno. Noi,
amavo come il mio fidanzato, che loro non ci avevano proprio niente. Babbo aveva la terra, ma era solo un ettaro e mezzo, ed eravamo due figli e femmine. A 14 anni anche a me toccò andare via da casa, a servizio a Pesaro. Malgrado il loro verdeggiante aspetto, queste terre sono tra le più povere d'Italia. Siamo nelle Alte Marche. Inizia così il documentario che Gillo Pontecorvo gira nel 1956 nei dintorni di Pergola per raccontare la chiusura della miniera di Gabernardi. Per i lavoratori italiani firmatari di un contratto annuale di lavoro per le miniere. Compiute le semplici formalità d'uso, la vostra famiglia potrà raggiungervi in Belgio. Così c'era scritto nel famoso manifesto rosa della Confindustria belga del carbone. Da Milano il treno passava per la Svizzera e lì avevano una gran paura che qualcuno di noi saltasse giù del treno per cercare un lavoro in Svizzera scansando le miniere di carbone. Così gli svizzeri tenevano i vagoni sigillati fino alla frontiera.
C'è da dire che nel 1954 gli svizzeri hanno invece fatto una bella figura. Doveva passare un treno di mogli e figli dei minatori italiani già andati in Belgio. Il treno l'avevano riempito di donne e bambini, che era una cosa indecente. Gli svizzeri hanno bloccato il treno e hanno preteso un trasporto più decente per quegli esseri umani. All'arrivo a Marcinelle siamo alloggiato nelle baracche degli ex campi di prigionia, prima per i russi e poi per i tedeschi. Le baracche erano di lamiere, non c'erano servizi igienici e per scaldarsi c'era una stufetta al centro della stanza. L'inverno si gelava e quando pioveva entrava l'acqua, mentre d'estate si scoppiava nel caldo. La storia è semplice. Le industrie italiane, per riprendere la produzione, avevano bisogno assolutamente di materie prime e di energia. Così, il 23 giugno 1946, i governi italiano e belga firmano il patto per scambiare carbone con minatori, fino a un massimo di 50.000 minatori italiani, e nel giro di qualche anno sono partiti appunto in 50.000. Da noi in Belgio trovavano ospitalità molto facilmente, ma non andava sempre così bene. Contro gli italiani che erano venuti a costruire la ferrovia degli Ardenne, per esempio, c'erano state delle vere rivolte. Ecco il razzismo di prima della guerra. Maccheroni, Fernand, vagabondi, gli italiani li chiamavano così. Poi c'era stata la guerra. E per noi belgi, gli italiani erano quelli di Mussolini, l'amico di Hitler. Sì, c'erano i razzisti anche da noi, né animo né étranger. Qualcuno scriveva sulle case da affittare. A dire il vero,
Il sindacato belga ci ha messo un po' a imparare a parlare a questi minatori che venivano dall'Italia. C'è da dire che gli italiani lavoravano a volte senza criterio. Era ritornato il cottimo in miniera. E quello ti fa morire. La CGIL non c'era ovviamente in Belgio, c'era il patronato Inca ed era quasi clandestino. Anche il governo italiano si dava da fare per opprimere il patronato della CGIL. Per altri patronati invece c'erano porte spalancate. Il primo operatore dell'Inca a Bruxelles, me lo ricordo bene, è stato Giuseppe Cigni e si è meritato questa schedatura. Noto comunista, membro del sindacato unico dei minatori e partecipante agli scioperi. Ancora non lo conosceva perché dove? Tutti stranieri.
avevo 18 anni in più e il mio figlio che aveva 10 mesi, quando sono arrivata là sono andata bene perché mio marito aveva trovato una casina nuova, spiccia dai padroni, e c'erano due stanze, una sopra e una sotto. Dopo avevo 5 uomini, un vecchietto purino che era solo, era italiano, che quando andava a fare la spesa mi teneva sempre mio figlio. E dopo due cugini e un padrino del mio figlio, 5 uomini. Io 18 anni non avevo quasi mai fatto da mangiare perché faceva tutto la mamma. C'era una moglie di mio cugino, le prime due che siamo arrivati, allora si aiutava da una parte all'altra, se non si conosce la lingua, i soldi francesi, belga non c'erano. Per imparare come si chiamava l'olio ci ho messo un anno, lui non mi entrava, non mi entrava. Quando sono arrivata qui sarei tornata a casa subito, anche a piedi. Però con le donne belghe non ho avuto nessun problema, erano molto gentili, anche con i miei bambini. Le donne in Belgio erano 50 anni più avanti, pari agli uomini, erano come oggi gli italiani. Lavoravano come gli uomini, andavano al bar, fumavano e lo tenevano loro il portafoglio. Io sono tornata in Italia che avevo più di 20 anni e ho trovato una gran differenza qui. Tutti volevano sapere cosa facevo, dove andavo. E poi, quando mi sono fidanzata, mamma era rimasta in Belgio con Babbo. Lavorava tutto il giorno e faceva quello che doveva senza pettegoli e curiosi intorno. Mi sento libera qui in Belgio, proprio questo mi diceva. Così mi sono sposata per procura, io qua e lui là. E poi sono andata anch'io in Belgio. C'era un negozio che aveva imparato in fretta cosa volevamo noi italiani, anche la pasta e l'olio. Comunque è in Belgio, nelle scuole del Belgio, che ho tirato su i miei figli. Ti canto una nenia.
sacrificio su chi si affronta questa famiglia tua se lottao la vuoi su paga e non basta con il nostro lavoro e con i soldi che mandavamo al paese abbiamo ricostruito l'Italia e siamo stati pure maltrattati. Eravamo 50 minatori in tutto il Belgio, 50.000, 30-40.000 solo nella Vallonia, e i nostri soldi tornavano in Italia per mantenere la famiglia, per tirar su la casa. Non so se vi spiego, siamo loro dopo la guerra che abbiamo rimesso in piedi l'Italia. Già prima di Marcinel quasi 500 operai italiani erano morti nelle miniere belghe senza contare la condanna delle malattie professionali. Sapevamo tutti che la più pericolosa era la silicosi, causata dalle polveri della miniera che depositandosi sui polmoni ti impediva di respirare, ma avevamo firmato per 5 anni di miniera e andarsene prima significava che ti rimpatriavano come un criminale. Così restavi a respirare carbone in miniera. Se dopo la miniera lavoravi in fabbrica o nell'edilizia, era il modo di imparare un lavoro. Ho amici che hanno imparato da idraulico, da stuccatore, da riparatore, non solo in Belgio. Ritornavano in Italia ed erano artigiani coi fiocchi. All'estero avevano frequentato l'università dei mestieri. Era un sistema un po' militare. Quando si tornava a casa dopo il lavoro in miniera, sai cosa toccava fare? Andare in negozio, prendere un chilo di spaghetti e cuocerli alla belle meglio con il burro. La domenica andavamo a divertirci anche noi, a ballare spesso, alle feste di carnevale, che in Vallonia sono davvero belle. Forse è un po' stupido dirlo, ma anche da minatori, quando eravamo ripuliti per bene, ci piaceva un sacco il mondo e i suoi colori, la musica, i fiori. Salvar
busti stringendo la fredda sua mano, lui rise con gli altri e il treno piando. Giù sul prato una bella dormente, ma neanche un tuo bacio svegliarla potrà. Morì disperata, ma il viso è gaudente, chi passa vicino di lei Fiori. Qualsiasi lavoro ti danno i disegni in mano, perciò automaticamente facendo l'acquisizione del lavoro anche tecnico, non soltanto teorico. Questo qui ti dà un'immagine e la prospettiva di quale differenza c'è. Io sono ritornato da là, mi sono messo a lavorare come dipendente con una ditta di Pesaro, che era la più grossa ditta di Pesaro, idraulica. Io dopo con l'esperienza che avevo, sì, dopo di che ho trovato, mi sono iscritto come artigiano, nel giro di dunque sono ritornato nel 76, nell'80 mi sono iscritto come artigiano alla CNA. E sono entrato lì dentro e dopo due anni che ero dentro, nell'82 già ero presidente della sezione di Fabio. Si lavorava sempre in posto rischio, si lavorava quello che si doveva, che era magari il carbone, l'altro faceva l'avanzamento, l'altro faceva il carista, il motorista. Andavamo giù tutti insieme, l'ascensore era in tre piani, eravamo 40 ogni piano, dopo 120 persone alla volta si andava giù. Entriamo dalla prima porta, passate tutti questi 50 persone, si chiude. Si riapre la seconda, l'inferno, il caldo era insopportabile. Dove andavamo noi a lavorare? Era un lavoro dismesso per cui la polvere si camminava con Marco e l'amico che sembrava mettere i piedi sulla farina. Tant'è vero che io, quando erano le 11, non riuscivo più a respirare, respiravo con la bocca perché le narici erano piene di polvere. Scandalare 40 centimetri, 50 massimo. Dove io stavo bene con la scopa che passava sopra perché toccava fare utilizzare poi qualcosa qua, poi ritardo dentro. Quello è stato le più tribolazioni. Ce n'erano tanti che scendevano in miniera e avevano una gran paura.
I primi giorni della miniera abbiamo pianto quasi tutti. Dopo 20 giorni di lavoro ero già pronto per tornarmene in Italia. Lavoravamo a contimo. Più mentre facevamo il carbone e più ci pagavano. Perciò ci davamo da fare. Lavoravamo molto, lavoravamo. Già sull'ascensore, che scendeva velocissimo, presi paura. Una volta arrivato in fondo, ho percorso circa 3 chilometri in galleria. Nessuno ci aveva spiegato a cosa andavamo incontro. Piano piano vedevo davanti a me sparire gli altri ad uno e mi sembrava di essere rimasto da solo nel buio. Non sapevo che in realtà ognuno era entrato in Italia, cioè al posto che gli era stato assegnato. Mi misero a fare manovale, a spingere il carbone sul bac, che è una specie di canale di metallo che, azionato da stantuffi, spingeva in avanti il carbone a strattoni. Con quel crollo avevo preso paura. Arrivai al punto che dopo 2 ore presi su la mia roba e andavo via. Il capo mi disse: dove va? Io non lavoro più, risposi. Ti rimando in Italia, magari ci torno subito. Il giorno dopo invece andai dall'ingegnere, che mi mise di nuovo a fare il manovale. L'ascensore in un minuto scendeva a 800 metri di profondità. La paura dei crolli, una polvere che non si vedevano neppure le lampade, il frastuono del motopic e del carbone trasportato sui bac. Ma nessuno di noi voleva cedere per primo. Thank you.
Ricordo il suono assordante delle sirene che mi strapparono dal sonno profondo nel quale ero appena piombato. La corsa verso il guano, il frastuono del rumore dei mezzi di soccorso, lo schiamazzo delle squadre che si andavano formando nel tentativo di sottrarre i colleghi al Gesù assassino. Ed ho ancora negli occhi e nelle orecchie il viso delle donne accorse ai cancelli e il loro pianto disperato dinanzi alla lunga fila di cadaveri allineati. Là era una cosa terribile, tantissima gente, tantissime donne fuori dei cancelli chiusi, non facevano entrare. E poi i soldati, quelli del salvataggio, all'inizio non sapevano cosa fare, e tutte le mamme, le spose. Il 23 agosto, mi pare, tutto finisce. Le squadre di soccorso tornano in superficie e sentiamo quelle parole chiare e senza più incertezze. Tutti morti. Gli ultimi li avevano trovati abbracciati tra di loro, a più di 1000 metri sotto. E finita ogni speranza di aiuto, almeno si aiutavano a vicenda. Precisi, 262 morti, ed era la misura di quanto vecchia e pericolosa fosse la miniera a Bois de Gazier. 136 italiani morti, e poi a scendere belgi, polacchi, greci, tedeschi, ungheresi, algerini, francesi, un britannico, un olandese, un russo e un ucraino. 12 morti erano marchigiani e 9 della nostra provincia. Sembra la fotografia dei problemi, delle difficoltà che aveva allora l'Europa e l'Italia, e di dove c'erano i problemi maggiori. Tutti i paesani che sono morti sono qua giù.
al cimitero di Pesaro, e parenti e così. Allora lì la radio mai spenta giorno e notte per farti sentire. Ogni 10 minuti si davano quelli che ti vengono sul cuore. E due sono rimasti sotto, non li hanno trovati. Due, proprio in altro paesano. Erano. Quando hanno sentito loro la televisione che era arrivata quella catastrofe, mio marito e Guido sono partiti tutti e due, vengo anch'io, io ho detto no, andiamo via da soli, ma ci hanno voluto, io volevo andare a vedere. Ha raccontato quando sono venuti la sera, dentro un disastro, le mogli, i figli che aspettavano fuori, che venissero subito, perché tiravano fuori i morti. Le voci delle voci, subito l'abbiamo saputo. Ne è morto un morto. Non dico come dire, ma una disperazione, già si era disperato. Poi con questa faccenda, questa disgrazia, poi c'è i soliti screzzi, quei belli e quello, le sicurezze, non la sicurezza, hanno dovuto fare tante quelle cose, dicono, tutti se la prendevano con tutti. E lì l'unica cosa che ho sentito raccontare da mia madre, c'è stato nella disgrazia, dice, non dico sono stati più vicini i belgi, però insomma si sono dimostrati un po' meno aspri, ecco. I primi giorni è stato pesantissimo, avevo il cuore che voleva scoppiare, prima per la paura e poi per il dolore. Si scendeva, ma non si sapeva se si tornava su. Poi a vedere tutto quel disastro, tutti gli amici. Pensavamo che una volta o l'altra toccava anche a noi. A Marcinel, in quel giorno d'agosto, arrivò anche Re Baldovino. Si mossero governanti, vescovi, tecnici, ma dall'Italia non arrivò nessuno. Marcinel è stato un disastro incredibile, neanche mai pensato con tutti quei morti. Eppure avevamo già visto tanti morti nelle miniere di carbone. Ricordo nei giorni lunghi di Marcinel ne parlava sempre la televisione, che ormai era entrata in tante case, in Belgio più che in Italia. Un amico belga mi ha raccontato che è stato in quel momento che hanno tutti conosciuto come vivevano e lavoravano i nostri minatori italiani. C'era voluta la televisione per far scoprire ai belgi, agli italiani, agli europei, come si viveva e si lavorava tra gli immigrati delle miniere di carbone e anche come si moriva. La tua memoria.
Era il 1952 e da Pergola un bel gruppo di minatori lascia lo zolfo e va in Belgio a cavare carbone. C'è proprio cascato al mondo addosso a noi di Pergola e della Pantana. La Montecatini chiudeva la miniera di Capernardi che dava da mangiare quasi a 2000 famiglie e via con il licenziamento. Non eravamo secondi a nessuna Pergola. Quando si faceva l'Italia Unita, ancora nell'Ottocento, era stata l'unica città della provincia a prendersi la medaglia d'oro. E allora nel 52 i minatori non ci stanno. Il 28 maggio in 300 restano sotto, a 500 metri, e risaliranno solo dopo 40 giorni, dopo l'accordo. I sepolti vivi li hanno chiamati e mi pare che ci stia proprio. Ma intanto la CGIL era rimasta da sola nella lotta e la Montecatini non voleva investire un soldo nelle miniere di zolfo. Alla fine la Montecatini fa l'accordo con i lavoratori e il sindacato. Per la miniera però niente da fare, chiusa, per sempre. Quella lotta terribile ci ha permesso comunque di avere centinaia di persone in pensionamento o trasferite in altre fabbriche o miniere della Montecatini. La Montecatini aveva preso tutto lo zolfo che le serviva e adesso via, scompare. La miniera che aveva fatto ricca Pergola adesso la mortificava. In tutto il Pesarese si fuggiva dalla terra e nascevano fabbriche mai viste. A Pergola invece via da tutto, ma via Ferrara, in Maremma, fino alle miniere del Belgio. Per Pergola è stato proprio un brutto momento. E nel 59 a Capernardi era tutto chiuso. E lui lavorava già in miniera da tanto tempo, allora siccome la Montecatini aveva detto che lo zolfo non c'era più, ma secondo gli operai lo zolfo ce n'era ancora. E allora per poter salvare il posto di lavoro non è che andavano in vacanza, non per andare sottoterra, io credo che si va in vacanza. E avevano deciso tutti insieme di occupare la miniera, no, come fanno anche adesso magari, no? Giustamente. E dopo è questo, dopo magari si sono divisi chi è rimasto sotto, chi è riuscito a star fuori, ma in comune accordo. Io me lo ricordo che quando è venuta a casa, io non ti so dire né il giorno né l'ora, né, questa persona era come uscita da un sepolcro, per dire. Questo io mi ricordo. Quella lotta terribile che non aveva salvato la miniera è rimasta una pagina di orgoglio per questa zona. Ci penso ogni volta che vedo la fotografia con Di Vittorio assieme a quel grande sindaco che è stato Rinaldi e intorno i minatori. Ecco, ci è rimasta comunque la dignità di quegli sguardi, la voglia di guardare avanti, la voglia di vivere, la voglia di sognare. Un ragazzo col vestito rosso viene da Pergola e ha già visto tutto del mondo. Viene dalle miniere di Pergola, ma è stato anche a Marcinelle, quell'8 agosto del 56, quando il fumo ha riempito il cielo e il fuoco ha invaso la miniera. Non dimentica niente, le sofferenze, le morti, e per questo cerca un mondo nuovo, dove il fumo non riempie il cielo. Sotto il pettirosso, sotto quel grande cappello, potrebbe anche avere i capelli lunghi e gli occhi sereni di una ragazza. Per chi va e chi parte, chi avanza e non si ferma, per ogni ragazzo e ragazza che cerca nel mondo grande pace e lavoro, oggi deve esserci una vita per cui lottare senza dover tornare indietro. Deve esserci una vita che non sia una barchetta in mezzo al mare.
ragazzo di 20 anni che vive qua. Quale dormo la notte, divido la notte. La notte forse un giorno lei mi sposerà. Ma c'è una miniera che ci danno 1000 lire all'ora per andare giù. Quando scendo ci abbiamo nelle stelle, perché le stelle ormai quasi non le vediamo più. Meno male che c'è sempre un po' che calda e la tristezza ce la fa passare. Se no la nostra vita sarebbe una barchetta in mezzo al mare. Dove tra la ragazza e la miniera apparentemente non c'è confine. E la vita è un lavoro a cotti il cuore, un cespuglio di spine. C'è sempre uno che canta e la tristezza ce la fa passare. Se no la nostra vita sarebbe una barchetta in mezzo al mare. Io mi chiamo Esther Ricciardo, vengo da Nigeria. E mi chiamo Sar Salimata, io vengo dal Senegal. Nome Maurice. Io vengo da 3 anni, lavoro, posso aiutare mia famiglia, Africa. Per i miei figli e così per fare loro, vanno a scuola e io non c'è soldi per fare tutto questo. E io pensavo di andare, venire qua per trovare qualcosa per mandare loro. Per venire qua, per migliorare un po' la situazione, per avere qualcosa di più. Io venuta per lavorare e cercare il mio vita, no?
Grazie, grazie a tutte e a tutti, ma grazie a questo coro meraviglioso di compagni e compagne CGL, di amiche e di amici che hanno lavorato mesi, tutti a provare. Mi permettete di fare, già Giuliano ha ringraziato tutti in apertura, ha fatto un intervento bellissimo, quindi permettete a me di ringraziare a nome di tutta la CGL, proprio lui, Giuliano Giampaoli, ex segretario generale della CGL. Capire che tipo di impegno ci ha messo lui e tutti coloro che hanno lavorato con lui, Katia Rossetti, Giuliano, tutte le compagne che vedete qua. Io faccio solo da cerimoniere e do la parola per un saluto a Lucia Rossi, che è segretaria nazionale del sindacato pensionato del CGL, e poi al sindaco Massimo Seri, che ringrazio di nuovo per averci ospitato e averci concesso questa grande bellezza. Soprattutto un ringraziamento, perché questa è stata una serata, penso, di interpretare il sentimento di tutti, molto commovente, dal punto di vista emotivo coinvolgente, e mi venivano in mente tante cose, le dico davvero velocemente. La prima cosa che mi è venuta in mente è che noi dobbiamo sempre trasmettere memoria, perché la memoria è il nostro vissuto, il vissuto quotidiano, il vissuto di ogni quotidiano, è la nostra storia, è quello che siamo stati e quello che vorremmo ancora essere. Per noi della CGL, la CGL tutta penso di interpretare tutti, e per noi è importantissimo trasmettere memoria, che non è semplicemente ricordare quello che è stato, ma capire, riattualizzare quello che è stato per vivere il contesto attuale e anche modificare quello che c'è da modificare. E mi veniva in mente un libro che penso tanti di voi hanno letto, Per chi suona la campana, di Hemingway, perché nel momento in cui c'è una tragedia, e la penso come sindacato, una tragedia nel lavoro, ci si domanda sempre per chi suona la campana, e nel libro si diceva non domandarti mai per chi suona la campana, essa suona anche per te. Ogni tragedia nel lavoro, ogni morte nel lavoro, sia di ieri che di oggi, per noi rappresenta una sconfitta, è per questo che dobbiamo ricordare sempre quello che è stato, per rivendicare ancora una volta diritti, perché i diritti per noi della CGL tutta sono sostanza, rappresentano la sostanza della libertà. E poi mi veniva in mente anche un altro libro, ascoltando voi, e il libro aveva questo titolo, Lurda, quando gli albanesi eravamo noi. Quando noi eravamo visti, gli emigranti italiani, in ogni paese dove si andava, eravamo visti come quelli sporchi, brutti, quelli che esportavano la mafia, la malavita, la criminalità organizzata, quelli per cui le donne, le mogli erano le prostitute, quelli che eravamo in quel momento visti come usurpatori del lavoro nei paesi in cui si andava. È un po' la storia dell'emigrazione italiana, e proprio per questo penso che noi non dovremmo ricommettere quell'errore che viviamo oggi nel quotidiano, vedendo le tante migrazioni che ci sono nel nostro paese. Dobbiamo scommettere ancora una volta che i diritti civili, la libertà, i diritti nel lavoro rappresentano ancora per noi la grandissima battaglia che vogliamo fare, che vogliamo ancora costruire insieme a tutti voi. Voglio ringraziare Simona e Katia, attraverso loro voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato a questa splendida iniziativa, che ci ha dato ci ha fatto riflettere molto, e penso che molti degli spettatori si siano commossi quanto me.
Voglio solo dire, proprio perché anche io ho letto, volevo leggere una cosa che è stata scritta proprio per questa tragedia di Marcinelle, e diceva: di questi 262 minatori martiri indotti, morti di emigrazione, di silenzio, di indignazione, per il lavoro, per il carbone, per una vita migliore, per il futuro, per l'Europa unita, e ancora dobbiamo rivendicarla l'Europa unita, per tutte le Manopello, qui era un paese dell'Abruzzo, e tutti gli altri paesi, per tutti i loro cari, per non farli preoccupare, per dare sostegno a chi se n'era rimasto al paesello, per ridare fiato alla nostra industria, per il benessere della nazione, per la tenuta della famiglia, per rimpatriare il prima possibile, per il primo treno utile, per affanno, per l'inganno, per il dolore, per amore. Io penso che per amore avete costruito questa bellissima e straordinaria iniziativa. Grazie a voi. Questa straordinaria serata offrire a tutti voi. 60 anni fa, l'8 agosto 1956, come è stato ricordato, si consumava questa tragedia che ha colpito tante persone, una tragedia che poteva essere evitata. E allora ha fatto molto bene la CGIL organizzare questa serata, che è una serata per ricordare, ma soprattutto è anche una serata per capire. Io 5 anni fa, in occasione del 55esimo, quindi l'8 agosto del 2011, ero a Marcinelle e ero con alcuni sindaci della nostra provincia e con un gruppo di studenti delle quarte e quinte superiori della nostra città e di altri comuni della provincia di Pesaro. Allora ero assessore provinciale e ho vissuto con grande emozione e commozione quando, come avete avuto modo di ascoltare per alcuni attimi, i 262 rintocchi di campane accompagnati ognuno da un nome, dai 262 nomi, di cui 136 italiani e 9 della nostra provincia. E quel suono, vi garantisco, è più significativo di tante parole, fa capire fino in fondo cosa ha significato quel momento. E allora è bene ricordare per tanti motivi, intanto anche per non ricommettere gli stessi errori. E Marcinelle ha dei significati. Un primo significato è il lavoro, la sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche oggi il Presidente della Repubblica ha fatto molto bene a ricordarlo. E se non sbaglio, pochi mesi fa, un anno o due anni fa, tragedie come queste si sono consumate in Messico, si sono consumate in Cina. Quindi significa che il mondo va avanti, ma continuiamo a commettere gli stessi errori. Marcinelle ha un significato, ci fa capire e comprendere cosa è significato l'emigrazione intraeuropea. E non è un caso che il sindaco di questa città, nella sua carta d'identità, non ha una città, non c'è una città italiana. Ne Fano è una città di un'altra città italiana. Ma c'è una città europea, perché anch'io sono figlio di quella storia italiana, di quella straordinaria storia italiana, perché lo vivo con commozione, perché mi tocca da vicino e penso che se ognuno di noi pensa, se ha avuto un legame con una storia di emigrazione, il 90% delle persone in questo teatro alzerebbero la mano. Se voi pensate che il popolo italiano è stato il popolo che ha visto l'immigrazione più importante della storia del mondo. Fine 800 e fino agli anni 60 del 1900, 45 milioni di italiani, e non mi sbaglio, 45 milioni di italiani sono immigrati per il mondo. Allora perché faccio questa considerazione? Perché Marcinelle ci insegna un'altra cosa, ci insegna che quei valori che toccavano i nostri genitori, i nostri nonni, che sono immigrati,
ci aiutano e ci devono aiutare anche a capire quelli che oggi fanno una scelta diversa. In fondo, pur con le dovute distinzioni, ma se ci pensiamo, cosa chiedevano i nostri padri e i nostri nonni? Chiedevano un lavoro dignitoso, chiedevano un minimo di rispetto, chiedevano di vivere in una comunità, chiedevano di essere partecipi nella comunità nuova che li ospitava. E penso che in fondo anche le tante persone che lasciano i propri paesi, i propri cari, con grande sofferenza, chiedono le stesse cose. Allora ecco, questo ci deve far riflettere e capire anche chi oggi vive una dimensione diversa dalla nostra. Non dobbiamo dimenticarci in fretta, lo ricordava prima Lorda, con un straordinario libro, Quando gli albanesi eravamo noi. E proprio in quel libro che ho letto con attenzione ci sono dei passaggi di dibattiti in consiglio comunale in America, dove noi eravamo chiamati l'olivastri, e c'era una certa affermazione che neanche il peggior leghista nel momento di maggior splendore aveva mai osato usare nei confronti degli immigrati di oggi, ma li usavano nei confronti degli olivastri italiani che emigravano allora in America. Perché mi sono preso il centro del palco? Perché come amministrazione comunale abbiamo deciso in questa occasione di riconoscere una benemerenza ad una persona straordinaria che è qui in sala con noi, che io invito a salire insieme al Presidente del Consiglio Comunale, Urbano Ciacci, persona straordinaria perché ha fatto qualcosa di straordinario. È un nostro concittadino, nato a Cartoceto, tutte l'estate viene qua, ma questa persona straordinaria cosa ha fatto? Ha lavorato in miniera a Marcinelli. Quando ha smesso di lavorare è diventato presidente dell'associazione Ex Minatori. E quest'uomo, con la sua semplicità, con la sua determinazione, ha fatto un lavoro straordinario di ricordo e di valorizzazione di quello che ha rappresentato il lavoro in miniera. Ha fatto qualcosa di più. Non c'è un supermercato, ma c'è una miniera che è patrimonio dell'UNESCO, e grazie a quest'uomo che si è battuto e ha fatto in modo che non nascesse un supermercato, ma quella miniera rimanesse un patrimonio per tutti noi per ricordare, ed è oggi un museo, ma è qualcosa di più. E allora grazie, lo dobbiamo dire. Giuliano Lugarini, in qualità di Presidente regionale della Federazione Italiana Lavoratori, Emigrati e Famiglie, e lo ringrazio perché è una federazione che ha fatto un lavoro importante di legame con le famiglie che sono emigrate negli anni all'estero. Per tanti anni d'estate c'è stato sempre un momento di ritrovo. E Brunello Battistelli, originario di Cerasa, che è il presidente della comunità italiana di Charleroi, e mi fa piacere che siano qua insieme a noi per dare ancora più valore e importanza a questo momento che è stato formalizzato con una delibera di giunta, e quindi abbiamo ritenuto, perché questa è una città che è sensibile a quella che è l'immigrazione di oggi, che è sensibile a quella che è stata una pagina importante del nostro paese che non dobbiamo dimenticare. E lo dico io pensando a me stesso, se oggi viviamo nelle difficoltà, perché siamo in un momento difficile, ma se la mia generazione ha vissuto uno stato di benessere, è grazie anche ai nostri genitori, ai nostri nonni che in momenti difficili sono immigrati all'estero per aiutare le famiglie che erano rimaste qua, per far sì che poi il nostro paese avesse quello sviluppo che ha avuto. Allora veramente da sindaco, da cittadino, da Massimo Sesto, grazie a tutte quelle famiglie, a quelle persone che si sono. Motivazione che l'amministrazione comunale, la firma del sindaco e del presidente del consiglio comunale, sono contento che sia anche il presidente Rosetta Fune, che rappresenta tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale. A Urbano Ciacci,
che felici vicende personali hanno risparmiato dalla grande tragedia di Marcinelle 1956 per aver speso ogni giorno della sua vita a coltivare la memoria dei compagni caduti, battendosi con ogni energia per trasformare storie personali e luoghi di lavoro in patrimonio dell'umanità. Buonasera a voi tutti, alle autorità che mi hanno accolto. Per me è stata una serata che non me l'aspettavo. Io, come a Cartoceto, mi sono battezzato, la cresima, la comunione. E il mio matrimonio si è svolto a Fano, a via Nolfi, credo, se non mi sbaglio, alla chiesa San Marco. E il prete che mi ha sposato si chiamava Don Checo, non so se c'è della gente. È stato il 29 luglio, il mio giorno di matrimonio. E sono già 60 anni di matrimonio e la mia bella signora si trova là. Dei nostri connazionali, 95 belgi, perché io non dimentico, e sulle 262 vittime eravamo 12 nazioni. Guardate se c'era gli stranieri anche quella volta, 12 nazioni eravamo. La nostra vita dei migrati, già avete visto qualcosa qui dietro, io non avrei abbasta dei miei 62 anni che mi trovo in Belgio, perché le sofferenze dal 46 al 56, questa migrazione con De Gasperi e Achille Van Acker, quello del Belgio, i contratti sono stati fatti per 10 anni, l'Italia doveva dare 50.000 operai sui 10 anni e la gente prendeva dai 18 ai 40 anni, né più giovani e né più vecchi. Si partiva da Pesaro, quanto era il convoglio di Pesaro, e siamo stati fermi 3 giorni sotto la stazione a Milano per fare incartamenti, passaporti, come i topi. Sono andato sottoterra prima di arrivare in Belgio. Per noi l'immigrazione del 46 e 56 è stata molto dura. Ci ha voluto 262 vittime e dopo ha cambiato. È venuta la sicurezza, è venuto una cosa differente, che prima si lavorava come i ciechi, vedevano solo che carbone, ma la sicurezza era poca. È per quello che è arrivato quello che non doveva arrivare.
e dopo dal 56 andare all'85 le miniere sono sparite. Sul 30 anni non c'è stato neanche 30 vittime, che su un giorno ce n'è stato 262. Vedete la sicurezza cosa ha fatto? E poi io ce li ho tutti qui, quei 262. Non c'era razzismo sotto questa terra e non si scendeva a 100 metri. Sì, io sono sceso fino a 1135 metri, pensate, per 27 anni, e sono ancora qui e sono felice di ritornare e di trovare questa bella gioventù, la terza generazione, perché dovete prendere voi in mano. Noi siamo arrivati oramai, quello che si può fare lo faccio di buon cuore per tutti, per i belgi, per gli italiani, quando vengono i gruppi a visitare il museo, come ha detto il Massimo, io sono là iscritto. Mi vesto con la mia divisa, chi mi vuole vedere in divisa con la mia lampada e spiego fo la guida, e chi mi vuole vestito come sono qui questa sera, io sono iscritto fo questo servizio perché ci tengo. Quanto vado là in questo museo, quella miniera dove ho incominciato, a me mi sento che mi vengo più giovane, mi sento meglio. Io non abito lontano, è raro che un giorno non vado fino là a vedere e visitare. E ho fatto questi anni e mi piaceva anche se era la miniera. Sono orgoglioso e ci andrei ancora se queste miniere sono aperte, perché mi ha dato tanto a me. Ho fondato una famiglia che qui non era possibile, mi ha toccato partire fuori con questi contratti, e allora io ho abbandonato la povera mamma e il povero papà, eravamo 6 figli, ero il terzo della famiglia. A 18 anni, 18, 19 anni ancora non sei un uomo, io seguivo come si, la pecora, il branco della pecora agli anziani, è così, e sono riuscito e mi trovo ancora tutto là. Ma la mia patria e il mio paesino Cartoceto e Fano ce l'ho qui dentro, e tutta la mia famiglia è italiana, non si fa bene, solo la nipotina, la terza generazione, ha la doppia nazionalità. Non mi tengo di più perché, come vedete, hanno incominciato a dire che quella miniera volevano rasare al suolo e farci un supermercato. Io quando ho sentito dire queste parole con altri 5 compagni minatori che sono morti, non ci stava tanto bene. Ho raccolto più di 10.000 firme. Sono andato dal prete Scalabrino di Santa Maria Goretti, che ci sono i scalabrinari,
sono andato dal console, abbiamo incominciato piano piano a muoversi, ma siamo stati molto criticati. E il 5 dicembre dell'85 ho fondato questa associazione Ex Minatori di Marcinelle. Sono di quella miniera, io quello lì che ci tengo e sono riuscito, e dove ho incominciato la prima ora di lavoro, le altre mine non mi interessavano, quella di Marcinelle. Sono 31 anni adesso, dicembre, che l'ho fondata. È diventato un museo e fino al 2012 non ero soddisfatto come sono tuttora, perché è passato all'UNESCO, è definitivo, non si può più toccare, perché fino al 2012 non si sapeva. Mi aiuta come mi ha aiutato tuttora. Mentre Urbano prende qualcosa, volevo anche ringraziare, che dà valore Urbano per questo premio, la presenza anche del Parlamento, dell'onorevole Rara Ricciatti, che è qua, e con la sua presenza. È una lampada, vedete che è una lampada che controlla l'atmosfera, il grisù, e dove la storia, vedete quanto è alta, dove la lampada passa, il minatore doveva passare e lavorare per 8 ore, vedete? A 1135 metri, non era tanta grande, questa era l'altezza dove passa la lampada, io dovevo passare a lavorare, fare il carbone, e questa qui, a mio onore, come ho fondato questa associazione di Marcinelle, la voglio offrire al nostro sindaco di Parma. Ovviamente questo sarà nell'ufficio del sindaco, quando la gente viene considerata. Sì, sì, sì. E vorrei la signorina o signora Simona. Questa è la presidente, la segretaria. Ebbene, questo qui è la bandiera dell'associazione Ex Minatori. Thank you.
lavorare, dovete organizzare con il sindaco, io vi accoglio e vi aspetto in Belgio, vi farò la guida. Allora grazie davvero Pano Ciacek per queste ultime parole, così, per questo saluto molto particolare che ci ha fatto, molto commovente. Grazie a tutti e a tutti, di nuovo a tutti quelli che hanno partecipato e collaborato, e grazie dei vostri applausi, speriamo che vi sia piaciuto, lo dedichiamo a Massimeria.